Allora, signor Fiarullo, oggi Millennium Ispica, lei è stato chiamato ad essere il super istruttore. Intanto, come ha trovato la condizione delle ragazze? Allora, intanto buongiorno. Io le ragazze già le conoscevo, la maggior parte. Quindi già avevamo fatto un percorso insieme lo scorso anno e ci eravamo visti in occasione di un paio di stage fatti con questa società insieme ad altre società. Quindi le bambine e le ragazzine le conoscevo e avevamo già impostato un certo tipo di lavoro che appunto ci auguriamo che prosegua in questo senso. Diciamo che la pausa estiva si sente, siamo a settembre, quindi è normale che ancora ci sono tante cose da fare e anche uno stato di forma da riprendere. Quindi diciamo c'è comunque una base forte su questo Millennium per far crescere delle... Allora, ci sono sicuramente molte bambine dotate, quindi facendo un lavoro con Patrizia e tutto lo staff tecnico della Millennium in maniera controllata, in maniera costante, sistematica, sicuramente riusciremo ad avere quantomeno una squadretta compatta. E che tipo di impegno avrà lei qui alla Millennium? Settimanale? Come avete stabilito? Allora, non abbiamo esattamente adesso in questo momento stabilito le volte in cui dovrò essere qui, però io mi auguro di essere qui almeno 2-3 volte al mese. Senta, lei ha fatto crescere Carlotta Ferlito. Cosa ci vuole per essere campioni? Perché qua le ragazzine vogliono diventare campionesse. E allora, diciamo, la ricetta, le dosi sono queste fondamentalmente. Sicuramente è un talento, perché la ginnastica artistica è uno sport per talentati, come la danza, come il pattinaggio, sono sport tecnici dove sicuramente la danza non è uno sport, è un'arte, però comunque le caratteristiche sono comunque molto simili. Quindi sicuramente un talento, una base di talento, di predisposizione fisica, di predisposizione neuromuscolare. Poi ci vuole chiaramente un bravo allenatore che quantomeno gli dia le indicazioni tecniche corrette, perché sennò dei talenti non ce ne facciamo niente. E poi un'altra dose, diciamo, di questa ricetta importantissima è chiaramente la volitività, la voglia di arrivare, la caparbietà e la tenacia. Ci vuole anche un certo spirito di sacrificio per la ginnastica. Sacrificio è fondamentale, fondamentale, perché i sacrifici di tempo, fisici, delle ginnaste e delle famiglie, anche dei genitori, sono fondamentali. Senta, la ginnastica siciliana è lontana dai centri importanti, no? Dalla Lombardia piuttosto che... Geograficamente lontana, ecco, sì. Riusciamo ad avvicinarci a questo percorso di qualità, di eccellenza? Sicuramente... anche perché poi accade poi che molte ginnaste che crescono qui, vedi Carlotta, vanno su. Allora, Carlotta è andata su principalmente perché non aveva ginnaste al suo livello da poter emulare o quantomeno da poter fare squadra, perché anche se la ginnastica è uno sport individuale, comunque la squadra è fondamentale, lo spirito di squadra è fondamentale, soprattutto il confronto, cioè il vedersi, il confrontarsi, il lavorare insieme, da soli è alienante. Quindi è fondamentale, e questo le mancava, e le mancavano anche le attrezzature, le strutture. Qui ci troviamo in una bella palestra, però comunque mancano delle cose fondamentali come le buche, come altre teppettature, altri attrezzi semplificati, la pedana del corpo libero. Diciamo che la Sicilia paga un po' questa periferia. Paga un po' questo scotto di non avere delle strutture adeguate. Non ci sono grandi strutture adeguate in questo momento in Sicilia, se ci sono sono pochissime. E quindi come, la domanda allora è quella: come fa il gap che esiste tra Sicilia e Nord? Come facciamo a gestirlo? Qualcuno deve investire sulla ginnastica, quindi qualcuno deve provare a creare, prendersi la briga di creare un centro tecnico dove ci siano tutte le condizioni per poter fare ginnastica ad alto livello. E le condizioni sono quelle di avere prima di tutto una struttura adeguata. E le strutture adeguate sono strutture che hanno le buche, che hanno più di un attrezzo di gara e non che hanno il quadrato del corpo libero, il tavolato del corpo libero, dove provare l'esercizio di gara in condizioni di gara e in condizioni di allenamento. Effettivamente, diciamo, qui in provincia di Ragusa abbiamo la scuola regionale dello sport, però praticamente esatto, è chiusa
però anche è lì inaccessibile, anche quella è incompleta, perché anche lì manca la buca. Sì. Altra cosa fondamentale che io credo che in Sicilia manchi, credo, in questo mi assumo la responsabilità di quello che dico, è uno spirito di squadra, di regione, cioè andare tutti nella stessa direzione, una maggiore collaborazione, un maggiore confronto. Questo già sarebbe un bel passone avanti. Diciamo, lì c'è la federazione che dovrebbe ricoprire questo ruolo, no? Ma forse ci vorrebbe un po' più di affiatamento tra le società, tanto per incominciare. Poi la federazione ci può mettere del suo, sicuramente. Istruttori a che punto sono in Sicilia? No, gli istruttori sono bravi. Quelli che conosco io e con i quali collaboro io sono ragazzi in gamba, pieni di intelligenti, perché qua ci vuole l'intelligenza e a noi non manca del sud, il sapersi industriare, il saper accroccare e le cose, esperti e mondiali. Siamo esperti e quindi sicuramente la preparazione, ma su quello siamo già sulla strada. Io vedo diciamo parole di, come dire, di buona speranza per la Sicilia. Assolutamente, non c'è rassegnazione in no, questo. No, la rassegnazione assolutamente non c'è, e poi questo gap non è così distante alla fine. Si tratta semplicemente di avere più collaborazione e strutture dove poter lavorare. Non si può pensare di fare ginnastica chiusi nel quattro mura di una palestra senza avere confronti con altre società, altri tecnici e altre ginnaste. Speriamo di avere questo movimento costante. Ma secondo me c'è, si tratta solo di mettere a punto delle piccole cose. Prima di tutto avere delle strutture dove fare ginnastica ad alto livello. Perché non gli piaceva questa cosa così, mi sembrava un po'... Così anche le altre. Lo fai vedere anche alle altre che hanno l'entrata bellina. Una principessa bellina di nome Patrizia. Cosa aveva questa? Ma hai fatto con la maglia azzurra? Infatti, bene, io l'ho vista. Ho detto così, Maurizio con la maglia azzurra. Te l'ho detto che veniva con la maglietta. C'era poi questa palestra di un rospo di nome Dario. A un certo punto la principessa che guardava se ne va a vedere se arrivava il principe azzurro. Non portare spalle al giorno di finalmente arrivò principe azzurro con una maglietta azzurra di nome Maurizio. Ecco, che bella giornata oggi. Cos'è il 22 il secondo giorno settembre ed è San Maurizio oggi. No, tante auguri e compleanno. Massimo. Però non c'è la maglietta azzurra. Auguri. 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 Saluti. Saluti.